Buonasera, benvenuti, bentornati da Io ci sto, benvenuto ad Armando, bentornato a Luca. Il libro è una sorpresa, è veramente una sorpresa. Come no? Sin dal titolo, ma il titolo lo dimenticherete subito secondo me, perché la storia è così forte, così diciamo intrigante e con un finale così appassionante che il fatto del titolo, questa omonimia che sembra accompagnare il protagonista dall'inizio sarà ben poca cosa rispetto alla bellezza del libro. Di questo ci parleranno Armando e Luca. Io invece vi devo soltanto parlare, dire qualche cosa. Dopo accenderò anche la cassa, così sembra che funzioni il microfono. Ma funziona? Sì, no, funziona. Vi devo dire soltanto qualche cosa di questo posto. Sono 10 anni che io ci sto, fa questo regalo, permettetemi, alla città e al quartiere. Prima al quartiere e poi alla città. Il quartiere che è restato senza librerie, la città che ha sempre bisogno di luoghi dove ci si incontri, ci si discuta, ci si confronti, e se tutto questo avviene in un luogo deputato sia alla vendita ma soprattutto alla diffusione del libro e della lettura, questa è una cosa buona e giusta. Come buono e giusto il fatto che siamo presidio di pace, presidio permanente di pace, e come buono e giusto il fatto che, essendo questo il 10° anno di Io ci sto, sarebbe bello se vi associaste per questo 10° anno. La quota è di soli 30 euro, vi dà diritto a tante cose, ma soprattutto vi dà diritto a poter dire, secondo me orgogliosamente, anche io ci sto. E grazie a tutti, buonasera. Fate finta di essere felice di essere qui, scusate un attimo. 3, 2, 1. Si vede la grafica. Beh, facciamoci anche noi. No, ma c'ha ragione. No, ma infatti la buttiamo così tutto il tempo. Esatto. Tra 3 secondi scatta, 2, 1. Ok. Okay. Grazie, perfetto. Buonasera. Ok, grazie. Possiamo andare? Adesso possiamo andare. È finito tutto. Le foto le faccio. Funziona? No. Le foto le abbiamo fatte, quindi possiamo dire che la presentazione è andata. E cominciamo. Allora, benvenuti a tutti, grazie di essere qui questa sera. Io sono contentissimo di presentare questo romanzo. Romanzo con Armando. E mi viene ovviamente la prima cosa da chiederti. Noi poi parleremo di paternità, di genitorialità. Ecco qua. Ma la prima cosa che mi viene da chiederti è: perché il protagonista ha questo nome così famoso? Ok, allora, innanzitutto tutto il libro prende largamente spunto da fatti autobiografici. Ora, io mi chiamo Armando Festa e facevo il pubblicitario, e un grande pubblicitario, famoso pubblicitario, si chiama Armando Testa, e qui tutti quanti mi scortano il pezzotto di Armando Testa, e quindi poi appunto avevo questo nome, insomma, che ricordavo un personaggio famoso, avevo pensato di darlo anche al protagonista. E poi è tutto collegato, perché il protagonista si sente un mediocre, un fallito, un uomo senza qualità, perché voleva fare cinema, non c'è riuscito, voleva fare varie cose nella vita, non c'è riuscito, e per colmo della sfiga, per l'ironia della sorte, si ritrova anche ad avere il nome di un personaggio famoso che invece è di una star. E quando stava cercando di capire che nome gli potevo dare, immaginavo il nome di quale personaggio famoso gli posso dare, stavo sentendo una canzone di Samuele Bersani che si chiama Giudizi Universali, che non so se la conoscete. Vabbè, che adesso non la canto perché sono proprio stonatissimo, che c'è la strofa che dice: come Mastroianni anni fa, sono una nuvola, tra poco pioverà. E quindi ho detto, vabbè, lo prendo come segno del destino, lo chiamo Marcello Mastroianni. Questo è... Va bene, mi sembra le cose, di solito uno pensa che i romanzi, quando sono scritti, ci sta dietro chissà quale studio, no? Anche nei titoli, anche nei nomi dei personaggi. Poi arrivo io e si scoperta la cazzo. No, ma in realtà ti garantisco che ci sono delle cose che succedono a caso, che tu trovi e dici: questo lo metto nel romanzo. Per un nome dici: questo mi piace, fino a me vorrei chiamarmi questo nome, e io lo uso per un romanzo. Quindi ci sta tutto che all'improvviso è arrivato un messaggio dall'alto, esatto, dallo stereo. Dallo stereo.
dicevamo che questo, mentre aspettavamo, diciamo, questo romanzo era un testo cinematografico, era nato come un testo cinematografico durante il lockdown, perché stavo impazzendo, non c'avevo niente da fare. E solo, quindi... Sei stato solo durante il lockdown? No, non ero solo, ma praticamente o facevo ricette col bimbi, e quindi sono andato presto, cioè, infatti il prossimo libro sarà 1000 ricette col bimbi, probabilmente. E tra cui mi sono messo anche a scrivere questo che doveva essere un soggetto cinematografico, e però poi piano piano è diventato, prendeva più la forma del romanzo, cioè lo riempivo di riflessioni, e quindi è venuto spontaneo che da soggetto si è tramutato il romanzo, però diciamo è nato con la forma proprio come si scrive una sceneggiatura, perché vabbè, la sceneggiatura si scrivono, parte da un soggetto, poi fai una scaletta e poi scena per scena prendi tutti i punti della scaletta e li esplori, e l'ho scritto esattamente come se fosse una sceneggiatura, cioè c'era un soggetto, poi ho fatto una scaletta e poi ho fatto punto per punto e l'ho esplorato, l'ho esploso. E quindi è venuto questo libro che appunto, che però ci penso, in realtà il fatto che potrebbe diventare un film è comunque un pensiero, una cosa che potrebbe essere, mo se c'è un produttore che ci casca, vediamo un attimo. Vediamo, siamo in diretta, può essere esatto, che... Esatto, c'è un produttore che ci casca, ciao. Ma com'è Marcello, il personaggio di questo romanzo, com'è, sì, che tipo è? Com'è che si trova poi in una situazione surreale? No, allora lui è totalmente vigliacco, siamo stato burattolo, e quindi non riesce a affrontare questa situazione con la sua compagna, cioè, perché non, vabbè, mi sa che l'hanno letto quasi tutti il romanzo. Avete letto già? Avete letto già, sì, perché sennò faccio spoiler, vabbè, mi frega niente. E quindi lui appunto, perché c'è questa compagna con cui non riesce a avere dei figli perché lei ha questo problema all'utero, si ritrova poi a bazzicare dei siti internet che esistono veramente, perché in Italia, come magari qualcuno sa, insomma, la legislazione sull'eterologa è abbastanza burocratica e complicata, cioè anche per le coppie etero, insomma, ci sono liste d'attesa e costi, per non parlare poi di genitori single, coppie, eccetera. E quindi esiste veramente tutto un sottobosco di mercato nero, diciamo, in cui si fa questa donazione di sperma, diciamo, un po' fai da te. Fondamentalmente chi non ha soldi, chi non ha possibilità di attendere lista d'attesa o poi per altri motivi, si diciamo, contatta queste persone su questi siti internet. Io un po' sono andato, no, ho soltanto letto, giuro che non ho partecipato attivamente, e quindi lui si ritrova a prender parte, diciamo, a uno di questi gruppi, conosce una coppia che ha dei problemi perché non riesce a avere figli, e poi vabbè, no, non continuo per chi non l'ha letto, insomma, si ritrova invischiato in delle peripezie per avere figli, ma tutto quello, la cosa più grave è che lui non lo dice alla sua compagna, appunto, un po' perché pensa che la potrebbe ferire, ma poi in realtà fa pure peggio, perché comunque gli nasconde tutto, e quindi alla fine, non venendo a ferirla, fa peggio. È un po' perché teme che magari lei potrebbe bloccarlo da questa, dal procedere, e però lui in realtà poi c'ha questo desiderio di paternità, poi vediamo perché c'ha questo desiderio di paternità, anche perché appunto, come ho detto, lui è uno che si sente un po' un fallito nella vita, e quindi a un certo punto pensa che avere un figlio gli può dare quella completezza nella vita che non è riuscita ad avere, che non ha, e quindi che un figlio lo possa completare come essere umano, e quindi vuole in tutti i costi avere un figlio. E quindi per questo si mette in queste vicende, si mischia in queste vicende. Adesso tu parlavi, scherzavamo, no? Però in realtà secondo me questo romanzo, sì, affronta un tema sociale importante. Sì. Per questo io ci ho tenuto poi a volerlo presentare quando mi è stato chiesto dalla nostra agenzia. Noi siamo la stessa letteraria, che è la poliziotta, ma la stessa agente che sta parlando. Columba e Francesca. E perché fondamentalmente innanzitutto il tema della paternità, no? Della genitorialità è qualcosa che noi oggi affrontiamo in maniera sbagliata. Siamo convinti che ognuno di noi debba sposarsi, se non ci sposiamo e abbiamo i figli siamo una coppia fallita. Esatto. E quindi se non riusciamo a generare, da un lato c'è qualcosa che non va nella relazione, siamo incompleti. Dall'altro lato invece c'è una fatica a generare, e non c'è la possibilità di adottare, è faticoso, no? Una persona single in Italia, ormai l'Italia
è l'unico paese in Europa non solo che non riconosce il matrimonio egualitario, ma che fondamentalmente ha una legge dell'adozione ferma al 1983, stiamo parlando di 40 anni fa, che non consente neanche ai single di poter accedere alle adozioni. E questo, secondo te, genera poi la disperazione della ricerca delle persone di trovare delle strategie alternative? Cioè la non capacità di un paese a capire che il desiderio di genitorialità è un desiderio sano, è forse il desiderio più egoistico che tutti abbiamo quando lo vogliamo esprimere, ed è quello che poi ci dà la possibilità di sopravvivere, cioè di generare, di mettere al mondo altri esseri umani, quando noi siamo però consapevoli, e quando siamo consapevoli che deve essere una vocazione la genitorialità. Assolutamente, no, allora, su questo incrociamo due tipi di problemi. Il problema, diciamo, legislativo nell'Italia che si incrocia, si sovrappone a un problema generazionale nostro. Credo che la nostra generazione in particolare abbia vissuto questa difficoltà ad avere figli, forse non so se perché c'è stato un ritardo all'ingresso nel mondo del lavoro, c'è stato. No, no, adesso veramente non so bene qual è la causa, però sono tante cause, secondo me. Il lavoro che arriva tardi, il percorso di affermazione economico, fai fatica a trovare una casa, fai fatica a gestire una famiglia, ci sono tantissime le cause. Sono tantissime cose che generano una pressione sociale, che adesso voglio spezzare una lancia di noi maschietti, la pressione sociale un po' c'è anche su noi maschi, ma adesso dice solo le donne hanno la pressione sociale di essere diventata mamma, quando fai un figlio? Però poco poco forse ce l'abbiamo anche noi, noi siamo sempre stati dipinti con gli eterni Peter Pan che arrivano a 50 anni, no, voglio ancora essere single, però in realtà non è proprio così, insomma. Cioè io e anche amici miei, insomma, che comunque abbiamo avuto un desiderio di paternità, e quindi diciamo c'è una narrazione un poco, secondo me, distorta sul maschio contemporaneo da questo punto di vista. Ma secondo te la strategia che trova Marcello, no? Sì. E tu racconti molto bene la presenza di questi siti, dove poter andare a capire come fare, la strategia, come incontrare le persone, come attivare questa procedura, no, artigianale, proprio artigianale, molto fai da te, è sinonimo di un'Italia che non è vicina ai bisogni invece della società, che già è, che poi è costretta a trovare delle misure alternative, perché in altri paesi invece tu addirittura lo Stato ti sostiene, no? Ti accompagna, ti dà una spinta anche economica se tu hai un desiderio di genitorialità e non hai la possibilità fisica di poterlo portare avanti. Certo, no, assolutamente sì, e per questo penso sia nato questo sottobosco su internet per, diciamo, velocizzare alcune pratiche di inseminazione artificiale di droga, perché appunto lo Stato mette sicuramente dei bastoni oppure comunque tantissimi paletti, e per questo, diciamo, le persone sono costrette un po' ad arrangiarsi, che poi appunto se vai su questi siti ci trovi anche quello lì che sei messo là giusto per come trombare, e quindi dono il mio sperma, tutte le donne hanno bisogno per lo spermatozoo, è tutto un modo per fare sesso, però a parte quello, insomma, poi sì, in realtà c'è, riflette anche un bisogno proprio reale della gente, delle coppie, non solo delle coppie, dei single, che non riescono ad avere dei mezzi alternativi. Secondo te che cos'è il desiderio di paternità? E questo genitorialità. Di genitorialità. Allora, questa è un'ottima domanda. Allora, perché per esempio, io ho scritto questo romanzo in cui lui, il protagonista, a un certo punto gli fanno la domanda, si chiede perché vuole avere un figlio suo e non di sangue, esatto, e non in quel momento, cioè non concepisce l'adozione, ma perché, essendo il mio protagonista in realtà un yak egoista, cioè adesso sto facendo un merda, però praticamente lui cerca in qualche modo, ma molto egoisticamente, un modo per sopravvivere se stesso, cioè fondamentalmente per lasciare qualcosa di sé che rimanga. E quindi, dal suo punto di vista, dal punto di vista proprio del libro, questo fatto di avere un figlio di sangue è un modo per lasciare, per, tra virgolette, sconfiggere la morte, per fare la morte e poter lasciare... Rivivere nel nostro... in sé. E allora, perché per esempio un regista o uno scrittore lo fa
con un'opera, naturalmente non penso che sia stato importante con questo, però tanto per dire, un regista lo fa con un film, lui che non ha altri mezzi, o penso di avere altri mezzi, lo fa con un figlio, tant'è che c'è una metafora in tutto il libro che lui ogni tanto fa, stila un elenco di film che non hanno mai visto la luce, di registi famosi come Kubrick, che vuole fare Napoleon, Fellini vuole fare Il viaggio di Mastorni e altri film, che sono appunto proprio una metafora di figli che non hanno visto la luce, cioè di figli abortiti, creature abortite, di artisti che appunto non sono riusciti a far nascere quella propria opera. E secondo te lui è così tanto lontano dalla realtà di chi invece è un po' meno ipocrita, cioè un po' meno arido nella scelta a tavolino rispetto al dire io adesso sono fallito in tante cose, faccio un figlio, almeno rimane qualcosa. Sì. Però se ci pensi, non parliamo del fallimento, ma tutte le persone che vogliono fare un figlio cercano poi di lasciare qualcosa, no? Lo fanno perché vogliono lasciare qualcosa nella loro vita, addirittura c'è chi spera che il figlio sia migliore di sé, quindi vuole cercare di dire al figlio, migliorarsi attraverso il figlio, dire dovrai diventare un grande astronauta e quindi dovrai superare, e molto spesso non siamo in grado di essere genitori perché proiettiamo tutti i nostri fallimenti, tutte le nostre mancanze nel figlio che abbiamo generato. E poi se il figlio ti nasce addirittura anche disabile, tu ti senti ancora anche fallito di più, perché dici non può essere quello che porto sul piatto d'argento, e certo, dico guardate come sono stato bravo. E certo diventa ancora più difficile. E no, sicuramente, adesso non vuol dire che il figlio è sempre, diciamo tutte le nostre aspirazioni frustrate, le riversiamo sul figlio, però comunque può essere anche questo, è quello che vorrebbe sicuramente fare il protagonista di questo libro, per quei pochi l'ha detto tu, non svelo se ci riesce o non riesce, però è quello che cercherebbe di fare. Poi ovviamente non voglio dire assolutamente, anche il libro dice che non è ovviamente l'unica strada, anche se non hai fatto un figlio, anche se non sei riuscito a fare il film che volevi, ad avere la carriera che volevi, la tua vita è incompleta, e quindi comunque il libro si chiude sicuramente con una consapevolezza del protagonista che ha capito questo. In tutto questo la compagna, che ruolo ha? Come la povera vittima delle sue ossessioni, perché lui la tiene all'oscuro di tutto quello che fa, non c'è tutto lo scopre il modo peggiore possibile, che appunto non rivelo, viene scopre di quello che lui ha fatto, e naturalmente poi la loro relazione si incrina. Quindi lei è una vittima, ma lei è il personaggio positivo del libro, perché lei che ha il problema all'utero, non riesce ad avere il figlio, è andata avanti, cioè ci ha pianto per un anno, dopo che ci ha messo a piedi sopra, dice e va avanti. È lui che invece si è insistito su questa cosa, senza affermarlo, però no, senza affermarlo, e infatti questa è la cosa che lui poi ha sbagliato, di non arrivarlo con lei, fondamentalmente si è tenuto per se stesso. A un certo punto lo dico nel libro, è come quando tu prendi una botta e piano piano all'inizio non senti niente, e poi il giorno dopo vedi che ti uscite il livido e ti accorgi. Quindi con lei ha preso questa botta, ma davanti alla realtà non mi sono fatto niente, e poi piano piano ho visto sto livido che cominciava a uscire, e quindi è nata questa ossessione. Allora, vuoi leggere un pezzo? Oddio santo, ma sono proprio una pippa a leggerlo. Non lo vuoi proprio leggere? un pezzettino, segue. Aspetta, sì, aspetta un attimo, però ero segnato dei... Perché tu c'hai un... non prende, fantastico, quindi già l'avevo segnato, ma vale, quindi leggo l'inizio. Perché era più facile, perché... Leggo la quarta di copertina, leggo la mia biografia, Armando Festa nasce. Vabbè, leggo l'inizio allora, è proprio l'incipit. Guarda ragazzi, io leggo proprio una chiavica, ci sono anche i miei ex compagni di scuola che sanno quanto leggo una chiavica, quindi voi potete. Allora, sì, proprio così, non è uno scherzo e neppure un nome d'arte, mi chiamo proprio Marcello Mastroianni, ma ovviamente non sono l'attore, anche perché in questo caso sarei morto da più di 20 anni, e non sono neanche un parente.
Mio padre, Fabio Mastroianni, sposò mia madre, Laura Gozzi, figlia di Marcello Gozzi. E mamma, per compiacere mio nonno, che non aveva avuto figli maschi, scelse di darmi il suo nome. I miei genitori si resero subito conto che questo avrebbe comportato perfetta omonimia con l'attore, che all'epoca della mia nascita probabilmente era il divo italiano più famoso al mondo, ma decisero di non dare troppo peso alla cosa. In fondo mi sarei costruito la mia vita, affrancandomi da quel nome famoso grazie alla mia personalità e chissà, forse un giorno sarei diventato io la pietra di paragone per il Marcello Mastroianni attore. Non è andata proprio così, però chi può dirlo? Magari poteva andarmi peggio. Sono come chiunque ed è già tantissimo. E questo è un po' racchio... Fantastico, grazie, grazie. Madonna. Secondo te, quanto incide il nome che viene dato ai nostri figli? Quanto incide il nome? Per esempio, questo nome lo hanno inguaiato, ho fatto la presentazione a Roma, a un certo punto abbiamo fatto la domanda al pubblico se qualcuno aveva degli amici con un nome bizzarro, e la cosa più bella era uno che ci aveva come amico, uno si chiama Papa Giovanni, cioè Giovanni Papa, Giovanni che Papa, forse era quello più bello, senti. Sicuramente insomma può essere. Però non hai detto che tu eri Armando negli anni 80 e ti costringevano a giocare a pallone? Sì, perché sono nato, anni 80, perché dicevo Armando Maradona, certo. E c'erano tutti gli amichetti, per esempio facevano scuola di pallone e diceva Armando, vieni a scuola con insomma pippa a pallone. E qui diceva Armando, con noi Armando pensava che il nome avesse in fondo un talento calcistico. E poi è la stessa cosa a questo povero Marcello. È la stessa cosa con Marcello, esatto. Uno di Marcello Mastroianni si pensa e chissà esatto quale baciato dalla fortuna, chissà quale talento deve avere. E invece no. Mi ricordo un'altra cosa che siamo andati. Sono andato quest'estate a Recanati alla casa di Giacomo Leopardi e c'è tutta la casa della sua famiglia e il nipotino praticamente di l'ultimo si chiama Giacomo, ma non si fa chiamare Giacomo, si fa chiamare un altro nome perché c'ha questo peso di che Giacomo va a recuperare il nipotino Giacomo, adesso si fa chiamare Gio, una cosa del genere, quindi sicuramente può avere un peso. Allora, avete delle domande? Allora domande per Armando. Allora, c'è un sacco di domande inerenti al libro, cioè noi siamo domande. No, non è vero. No, perché li conosco, no, li conosco e sono bastati tutti quanti, quindi potete. Gli posso portare il microfono? C'è qualcuno che vuole dire qualcosa? No. C'è inibito adesso. No, potevi fare domande quasi. Al massimo non rispondo. Vabbè, comincio io. Vai, vuoi il microfono o si sente? No, penso si senta. Si sente, vai. Ok, vabbè. Vabbè, la tua scrittura insomma è molto, come dire, pur trattando una storia, se vogliamo, anche un po' drammatica, se fosse raccontata così in maniera nuda e cruda, però come la racconti tu è molto divertente, insomma, come dicevamo anche su WhatsApp e oggi su Facebook, insomma, mi ricorda, fatte le dovute proporzioni, un pochettino la scrittura di Woody Allen nel momento in cui tu racconti un disagio che è anche molto universale, molto nostro, così. Vabbè, detto questo, fatto questa premessa di completo. Sì, che però questo disagio però diventa poi anche fonte di gag. No, ma è vero che dici che è molto simile alla visione di Woody Allen, no? Vuole ridere sulle tragedie ed è questo. Assolutamente, perché trovo che tu racconti un disagio che è quello fatto di sentirsi continuamente fuori posto nella vita. Esatto. Che è come una cosa molto condivisa, insomma, molti di noi, io la provo tutti quanti. Ma sì. Chi è a posto nella vita? Solo che qualcuno particolarmente squilibrato. Invece, tornando però al fatto che tu l'hai scritto come inizialmente come soggetto cinematografico, sì, mi poneva un problema rispetto al fatto che comunque questo romanzo vive molto sulla voce narrante che dà tutta una serie di osservazioni argute, puntuali, divertenti, e però renderlo in un'eventuale trasposizione cinematografica, come potrebbe essere, visto che necessiterebbe... Per le voci narrante sarebbe una palla, tu dici, sarebbe troppo eccessiva. Devi costruire un personaggio, un contraltare con cui lo dialoga, tipo che ne so, là qua c'è il personaggio dello stagista Pietro, farlo diventare più protagonista, in modo lui si confida, si confida con lui e tutte le sue riflessioni trasformano in dialogo. Banalmente è una cosa diciamo, questa è la PC dello sceneggiatore, pippa, fai così. Quindi qualcosa del genere. Ti ringrazio per la domanda. Prego. C'è qualcun altro che vuole dire qualche cosa oppure tacete per sé? No,
Non c'è una curiosità. No, c'è una... no, che sottile, io lo so che ci sono tante di quelle cose che. Sì, sì. Ecco, vai, eccola, vai. Eccola. Il personaggio ce l'ho. Tu hai detto che lui, il personaggio, è poco coraggioso, effettivamente un pusillanime, anche insicuro, eccetera, eccetera. A me quello che ha colpito in termini di personaggi è che la sua compagna invece lo ama. Cosa? Perché? Perché? Come lei lo ama? Cioè, qual è secondo te una caratteristica positiva di questo personaggio? Allora, no, a parte il fatto che lui è un pusillanime, ma tutto quello che fa lo nasconde, cioè perché lui comunque da un certo punto in poi inizia a comportarsi in questa maniera da psicopatia quando gli scatta questa cosa della vita. Lui sicuramente ha dei lati positivi con lei e quindi per cui lo ama. Poi, dopodiché, lei immagino che ami anche le sue fragilità, come a volte accade, che alcune donne anche riescono ad amare per fortuna anche le fragilità e le debolezze dei miei uomini e a perdonarcele delle volte. E quindi no, credo per questo, no, fondamentalmente no, il punto serio è che lei in realtà è all'oscuro di io tante cose. Io credo questo, che lei lo ama perché non lo conosce bene, non sa chi è il fondo di esatto, fondamentalmente lui gli nasconde la parte... una parte grossa di se stesso, la sua vita di se stesso, no? Sì, quindi per questo lei lo ha assolutamente. Infatti quando lei viene, poi scusami, non è detto che tu quando poi sei consapevole non continui a non amare una persona nonostante tutto, no? Perché quanti restano vicino a delle persone? Una persona non è le sue fragilità, cioè è tante le cose. Esatto. Cioè, la fragilità, sì. È una, quindi una volta che io so tu come sei, ti posso anche perdonare, ti accettarlo, accetto e ti amo così come sei. Ma infatti secondo me se lui l'avesse detto subito, no, lei l'avrebbe anche perdonata e accettata, e che poi a un certo punto va troppo oltre e arriva a un punto che effettivamente poi le cose prendono la piega di disastrosa. Una cosa che mi ha colpito molto nel libro, che descrivi molto bene, che secondo me è un qualche cosa, è quella vena di follia che poi caratterizza un po' tutti gli esseri umani, anche il più normale, no. quella incapacità di bloccarsi quando si sa che si sta per fare un qualche cosa che poi ti renderà la vita impossibile. Quando stai sbagliando, quando sai che sai. Sì, però che non riesci a fermarti, non riesci a cioè, andare avanti. Sì. Di scontrarti contro il... Allora, penso nel piccolo sia successo a tutti quanti. Sì. Cioè, a me è successo... Ma non l'ho ritrovata molto. Non sono cose grandi, però quante volte pensiamo, ma no, questo per fare proprio una cazzata, però è più forte di te, quella cazzata la fai. Cioè, già sai come andrà a finire, malissimo, però quella cazzata la fai. E non so, il famoso cervello rettile... No, veramente, perché noi abbiamo... Il cervello funziona sulla parte istintiva, che parli, la parte rettile, quella, diciamo, più spontanea, e la parte, quella là... Che quella che questo però che capita sempre alle persone meno razionali, no? Perché c'è chi invece ponderà bene qualunque azione, invece chi è più irrazionale si butta. Chi è più razionale si butta, sì. Anche nel vuoto. Io per esempio sono uno che si butta nel vuoto, poi chiaro sono attento nella scelta, però non riesco a studiare a tavolino delle cose che... Ah, dici, ok, se gli scenari, se faccio questo va a fine quello... Ok. No, allora io sono, cioè prendo il peggio di tutte e due le cose. Cioè io sono razionale, però faccio la cazzata. Cioè li so i scenari benissimo, però poi faccio la cazzata lo stesso. Quindi evidentemente riesco a collegare queste due cose. Barbara, una domanda. Allora, sono più che altro due considerazioni. La prima, che tu all'inizio hai proprio detto, perché il vero personaggio, no? Il personaggio positivo è lei, ma manco per niente. Ok. Cioè proprio lei, secondo me, lei dal mio punto di vista esce fuori proprio... appunto a chiocchio, cioè come dice Luca, o non ha capito niente e allora scusatemi non è tanto sveglia, okay. Oppure è talmente superficiale, presa da questo suo mondo che io ho detestato, dei barconi sul Tevere, no? Delle... ok, sì, che lei fa la pubblicità. Esatto. Io, quindi, come dire, quindi questo è il primo pezzo. Il secondo pezzo, secondo me, per me almeno, la bellezza, la cosa che mi ha preso tanto di questo libro, è che io da donna, rompicoglioni, di queste età, eccetera, io stavo con te, cioè no, ti stavo per te, non me ne frega. Bello che hai detto per te, non per il protagonista, cioè questo è terribile. Ma no, questo mi costerà la vita. Sono nati degli scenari incredibili, oddio, cosa avrà fatto, no? Allora poi tu adesso ci hai rassicurato, però... Ed ecco qua il bambino che... Esatto, no, però questo secondo me è fantastico, cioè che tu da donna ti identifichi nel personaggio maschile, pessimo. Forse perché lei non ha carattere, invece in questa scelta di questo pazzo...
comunque c'è una mostrazione sì, di uno che è troppo anonima, invece se più provenza a sostenere il personaggio. Veramente, forse questa è l'età che io comincio a apprezzare, a vedere, a cogliere le fragilità, e quindi l'ho proprio preso a cuore, quindi bravo, cioè questa è anche una cifra bella secondo me. Vedi? No, vabbè, comunque svelare le debolezze del protagonista poi lo fa sempre un po' amare, secondo me quello è il trucco, svelare le debolezze così. Perché sai, secondo me, qual è quello che io penso? Che noi siamo tutti convinti di essere, dobbiamo aspirare alla perfezione e ci cerchiamo sempre di nascondere con una maschera rispetto agli altri, no? Non parliamo mai di noi, dobbiamo essere sempre un po' perfetti. Ma certo. Quindi quando invece qualcuno ti descrive l'imperfezione, alla fine non in tutto, ma ci riconosciamo, perché ci rivediamo in piccole e in grandi cose, ma allora è molto meglio poterci dire guardate, siamo rilassati, siamo difettati, rilassiamoci, non dobbiamo aspirare alla perfezione, anzi ci vogliamo, basta che ci rialziamo. No, ma assolutamente, e questo si ricollega subito con il fatto... Questo fa simpatia, secondo me. Perché... Anche noi maschi abbiamo questa cosa, dobbiamo dire, non abbiamo figli, però a me non mi tocca. Ah no, tanto io fino a 70 anni posso farli sempre, però ce la faccio tenere in braccio. È più o meno la stessa cosa, quindi... Cioè questa in realtà, sì, anche questa è una maschera che uno indossa fondamentalmente. Bene. Altre domande? Se no la buttiamo a piccolo. Ecco, vai. Domande di natura produttiva, diciamo. Produttiva, sì. Non riproduttiva. Produttiva, non riproduttiva. Da quanto è passato, da quando hai pensato di scrivere il libro, quanto ci hai messo e quanto ci hai messo a pubblicarlo. Ok. E poi anche, visto che avete parlato di Woody Allen, immagino il riferimento fosse a Woody Allen, a scrittore, quindi pure anarchia, sapere la lingua. Allora, chi ti ha influenzato come autore ironico, diciamo? Ok, allora. Ci ho messo, appunto, ho iniziato a scrivere durante il lockdown e poi l'ho mandato la prima bozza alla mia agente, che è anche l'agente di Luca, Francesca e Elena, e ci abbiamo lavorato assieme per un anno e mezzo. E poi, diciamo, fine 22 è stato comprato l'aggiunti ed è uscito adesso poi, che hanno detto che si prendevano poi 24 mesi per pubblicarlo, ed è uscito adesso. Quindi, diciamo, ci sono voluti un anno e mezzo, due anni per scriverlo, tra scrittura e riscrittura, e poi un altro paio d'anni per pubblicarlo. Però tu subito hai capito che da una sceneggiatura poteva diventare un romanzo. Un passaggio... Sì, è venuto naturale proprio. Cioè, alla fine è diventato... Ti ho detto, poi alla fine è proprio nata la sceneggiatura, è nato il romanzo. Cioè, non sto facendo l'opposto. È un romanzo che sto cercando di trasformare in sceneggiatura. Esattamente. Sto facendo l'opposto. E quanto mi dicevi, no, Woody Allen, allora in realtà Woody Allen scrittore l'ho letto pochissimo, mi sa che ho letto soltanto Citarsi addosso, ma tantissimi anni fa, però il regista lo adoro obiettivamente, e quindi che ne so, tipo, forse ricordo un po' Woody Allen con il periodo Io Annie Manhattan, che è poi il periodo che preferisco, quello quando non è più comico, e tu dici, riesce a mescolare le due cifre sue, quindi sì. Sicuramente sono ispirato a lui, un po'. Ma diciamo che chi ti conosce dall'infanzia sa che è anche una dote un po' innata. Una dote innata. Che poi... Cazzavo da sempre. Esatto. Da sempre. È una qualità innata. Grazie, ti ringrazio. C'è un'altra domanda. Ci sarà un sequel? Sì. Lo stavo facendo io ora. Mi chiamo Vittorio Gassman. No, il film. Un po' con la voglia di dire sì, ma poi che succede? No, non credo. A meno che non mi venga un'idea geniale, il che lo escludo, no, non credo, mi sa che rimane unico. E invece il tuo prossimo lavoro? Prossimo lavoro? Allora, come sceneggiatore non sto scrivendo delle cose, perché, vabbè, c'ho un film TV per Rai che sto scrivendo, e mi sto rincontrando con Sidney Sibiri, quello con cui ho scritto Mix e Barry. Stiamo pensando forse un altro film, e poi ci avrei un altro romanzo in mente, sempre un tema molto, diciamo, di questi terrificanti, però raccontati in maniera, diciamo, allora adesso lo svelo, però il tema è la morte, però racconta in chiave ironica, almeno spero, insomma, quindi sempre un tema terrificante, però cioè, no, deve fare un tema molto serio. Cercato di raccontare un manero un po'. Anche perché è un tema che noi non vogliamo, facciamo fatica proprio ad affrontare. Ah no, quindi... certo, quindi mi specializzo in tutti questi temi seri affrontati in maniera
ironica, esatto, ah, sì, esatto. Poi la manovra, sì, l'andropausa, poi le faccio tutte. Sì, sì, fai tutte le serie. Faccio tutte le serie. Sì, colorati, no? Esatto, esatto, esatto. Ma proprio se avete cambiato il colore, io l'ho preso su Amazon che non era ancora uscito, ed è quel colore, quell'arancio che c'è dietro. È vinto nevando. Te lo giuro. Ed è, si era scaricata la cartella. Esatto. Grazie invece questo. Non lo so. Ma veramente? Te lo giuro, te lo devo fotografare, te lo guardo. Ah, allora, è tipo il gronchi rosa varrà. non lo so. Ok, ok. Era un... Esatto. Vale, invece di 15 vale 16 euro. Vale, vale tantissimo. Va bene. Ci sono altre domande? Una sempre cinematografica, lasciandoci in fantasie. Vai, chi vedresti se Madonna, una eventuale trasposizione? Ma lo sapevo. Questa è una bella domanda. Questo, okay, ma, allora, tu sai benissimo che in Italia sono tre attori che portano film, la gente al cinema. La gente al cinema non ci va. Sono Favino, Mastandrea, Tori Servillo e Edoardo Leo. Quindi o uno di questi quattro, se no il film non lo vede nessuno. E quindi vediamo se uno di questi dovrebbe essere di questi qua. No, se no mi hanno detto Fabio De Luigi, che ci vedono Fabio De Luigi, oppure. No, o anche Maurizio Lastrico mi hanno detto. Con il Colma Agent. Ah, Colma Agent, pure. Però capiamo. No, allora, la prima cosa è capire se c'è un produttore che ci casta, continuo a dire la diretta Facebook. E poi vediamo, insomma, quello sarà. No, domande non ce ne sono. Domande non ce ne sono? Domande. Ah, da Facebook. Vabbè, niente. Allora, nulla. E... Va bene, vediamo. Aspettiamo di vedere questo film. Vabbè, se esce, sì. Vi avviso, va bene. Se esce, ti avvisi. Faccelo sapere. Lo faccio sapere, d'accordo. Va bene, se non ci sono domande, la salutiamo qui. No, ci andiamo a fare una frittura da qualche parte. Andiamo a mangiare il cuoppo. Ci mangiamo il cuoppo. Altre domande? Mi sembra no? La chiudiamo qui. Vabbè. Abbiamo detto tutto. Abbiamo detto, no, penso che sì. Vabbè, c'è la parte migliore adesso, il firmacopie, no? No, già l'ho iniziato, già ho fatto il firmacopie, poi sono una pippa fra le dediche, quindi faccio tutto uguale. Allora, vi ringraziamo tutti. Va bene, grazie.